Hanno inondato la piazza con il loro entusiasmo e i loro striscioni colorati, numerosi giovani provenienti da tutte le scuole della città che hanno partecipato al cammino della legalità, organizzato in occasione del trentennale dalle stragi del 92 in cui persero la vita i giudici Falcone e Borsellino, un corteo che ha attraversato alcune vie cittadine per poi confluire in Corso Umberto. Sul palco gli studenti e le studentesse, in presenza delle autorità, hanno anche letto dei brani, pensieri, messaggi di legalità, il tema principale di tutta l'iniziativa cominciata il 16 maggio, promossa dal comune di Caltanissetta, dalla sezione nissena dell'Associazione Nazionale Magistrati e dall'ufficio territoriale locale dell'Ufficio Scolastico Regionale, con capofila il Liceo Ruggero VII. È un messaggio trasversale perché le vittime delle stragi del 1992 non sono stati solo i magistrati, ma anche tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine che ne costituivano le scorte. Il programma ha avuto l'obiettivo di mettere al centro i giovani perché riteniamo che i giovani siano il futuro di questo paese e debba essere sviluppata in loro una piena coscienza di cittadinanza, cittadinanza che si acquista solo con iniziative come queste e quindi siamo davvero molto contenti anche per il consenso a tutte queste nostre iniziative che proprio è venuto dai giovani. Devo dire che siamo molto contenti per questa sinergia che si è venuta a creare tra l'Associazione Nazionale Magistrati, il Comune di Caltanissetta, l'Ufficio Scolastico Regionale. A questa, diciamo, sinergia base si è poi aggiunta la grande collaborazione che ci ha fornito la Scuola Superiore per la Magistratura e in relazione all'evento del 24 maggio anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta. La giornata del 26 maggio è stata dedicata anche all'arte, tra murales e teatro, al Giardino della Legalità, nato proprio 8 anni fa. Una cerimonia commemorativa che ha preceduto il corteo e durante la quale è stata prevista la piantumazione di un albero di ulivo per ricordare gli uomini della scorta che hanno perso la vita. L'ultimo appuntamento tra gli eventi organizzati in città all'insegna della memoria e impegno nel ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sarà a teatro il 7 giugno.